Ma chi di noi non ha fatto esempio le imitazioni? Da bambini mi ricordo, dicevo, vabbè, tu facevi le imitazioni perché poi l'hai fatto anche per mestiere, ma non è così, perché tutti, io mi ricordo a scuola, imitavamo negli anni 60-70 i personaggi, ognuno di noi faceva l'imitazione di Mike Buongiorno, tutti, Adriano Celentano, no? Lo imitavamo tutti quanti? Chi c'era poi? Chi imitavamo ancora? Corrado, tutti. Ma se io vi dovessi fare la storia dell'imitazione, sapete quando nascono le imitazioni? Chi le ha inventate le imitazioni? Lo sapete chi? Dio. Sì, la prima imitazione della storia. Dopo aver creato il mondo, la luce, le stelle, dice, mo faccio una bella imitazione. Me faccio l'uomo a mia immagine e somiglianza. Trac, fece un po' di fango, due cose, fatto, disse. Quando Dio vide l'uomo così com'è, voi provate a immaginare il maestro cremonese nudo, in quella maniera, Dio stesso guardando disse, e da allora si capì che le imitazioni, insomma, facevano ridere. Avete capito? Da dove? Poi ci fu Alighiero Noschese, Franco Rosi, Loretta Goggi, insomma, tutti gli imitatori. Ma i primi imitatori siete stati voi, il pubblico, perché me lo ricordo a scuola, e tutti imitavamo Mike Buongiorno alla stessa maniera, con un testo unico. Dice, fammi Mike Buongiorno, e tutti dicevano, amici ascoltatori, allegria, vuole la 1, la 2 o la 3. Come se Mike Buongiorno nella sua vita dicesse solo quello. Ma non è così. Mike Buongiorno sarà stato pure a casa sua seduto nella tazza del water e fa, Daniela, è finita la carta. Cioè, l'avrà detto qualche volta. Corrado, che tutti lo imitavamo facendo i rumori, i suoi suoni gutturali. Vi ricordate quando lui entrava faceva, oh, buonasera, grazie. Cominciamo così la nostra corrida concorrenti allo sbaraglio. Oh, e non finisce qua. Nella vita avrà pure, sarà andato in macchina qualche volta, uno gli avrà tagliato la strada e Corrado lì a dirgli, oh, figlio di una mignotta, gliel'avrà pure detto, sarà successo, no? Sì, ma sì, fa ridere quando uno pensa, ad esempio in questi giorni chi si imita, a me mi capita spesso di imitare Costanzo, no? Che è un amico, posso permettere di imitarlo, so che lui si diverte quando gli fa cugina così, eh? Ma uno come imita Costanzo? Come lo imita? Sempre dicendo cipario, concigli pacchetti, concigli la patta, eh? Oh. Io invece Costanzo vorrei fare un'imitazione diversa, ad esempio. Chissà com'è Maurizio Costanzo? Chissà com'è, io me lo sono sempre chiesto, perché io ho fatto un anno di vita con Maurizio Costanzo, mi ricordo ai tempi di Buona Domenica, praticamente vivevo con lui nel camerino di Buona Domenica, mangiavamo alle 11, mi ricordo, perché lui stava a dieta, il petto de pollo famoso, quello lì, con Costanzo, ma io vorrei immaginare Costanzo nell'atto dell'approccio con Maria. Ma scusate, perché secondo voi, voglio dire, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, no? Quando devono... faranno, non lo so io, cioè ci sarà chi dei due parte prima, cioè chi fa, dice la prima... Io me l'immagino, tipo, nel letto, seduti, che leggono i libri, perché loro leggono, e Costanzo gli viene un po' di... Maria... Cosa c'è? Niente. Quanto hai fatto le ceri ieri sera? 34. Festeggiamo? Apro la busta? Ad esempio, volevo parlare adesso dei doppiatori, no? Non sono imitatori, perché i doppiatori, io devo dire un grazie ai doppiatori italiani, perché ci hanno fatto vedere Ferruccia Amendola su tutti, ci hanno fatto vedere i film, perché se voi sentiste le voci originali, cioè Clint Eastwood,
L'avete mai sentito in originale? Tu arriva Clint Eastwood, l'originale. I want to marry John Spade. Ma voi non avete mai visto i Dieci Comandamenti? Charlton Heston con le tavole delle leggi che scende dal monte che era, il Sinai che scende in tedesco e dai Dieci Comandamenti. Ein, keine Gott überall. Zwei, keine Fornicazione. Drei, onori papi und mammen. Vier, keine Schippen. E l'ultimo, keins wolle Volkswagen, che voleva dire non desiderare la macchina degli altri. Ma il migliore in assoluto, amici. Chiedo schiuma, ma Love Story non si batte. Love Story in giapponese non si batte. Bene, ultima scena di Love Story. Lei, Ally McGraw. Lui, Ryan O'Neill. Lei sta per morire. C'è la scena che lui è sopra di lei, proprio che la tiene perché lei ormai sta esalando l'ultimo respiro. E lui, romanticissimo, la guarda e gli dice: Otto! Otto! Chiodo, moda, otto! Oh, e lei? Vogliamo parlare di un'altra categoria? Vogliamo parlare, sta andando via la voce, di un'altra cosa? Ad esempio, il playback. Quante volte in televisione si usa il playback? Quanti cantanti pure che vengono a fare la promozione discografica ti dicono no, il discografico arriva e ti dice: il mio artista canta in playback. Grazie a Dio non qua, qua è tutto dal vivo, però ci sono delle trasmissioni dove i cantanti vogliono cantare solo in playback. E dico, il playback è bello perché uno canta una canzone, muovi le labbra e se tutto funziona è perfetto. Ora vi faccio un esempio, facciamo: io sono ospite di me stesso. Ciao Fiore, come va? Tutto bene. E tu? Non c'è male. Cosa ci canti? Vagabondo. Ancora. Quella c'ho. Va bene. Come la fai? In playback. Va tutto bene. Se la macchina del playback funziona. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, 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 volerò. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. È sempre meglio.
perché l'esempio puoi finire anche mi è rimasto.